Dopo aver creato una pagina contenente del testo, un video o delle immagini, possiamo far lavorare i ragazzi con una pagina interattiva contenente delle domande a scelta multipla. Per crearla, semplicemente dalla scheda Contenuti clicchiamo su Nuovo e scegliamo Domande a scelta multipla. Diamo un titolo alla pagina. Inseriamo la consegna. E nel campo testo inseriamo invece il testo della domanda. Scegliamo se la risposta corretta sarà soltanto una, quindi singola, oppure più di una, e quindi multipla, cliccando su una delle due opzioni. Scegliamo se mescolare oppure no le risposte e scegliamo il tipo, di elenco da applicare alle nostre risposte, ad esempio alfabetico oppure numerico, e procediamo con l'operazione di salvataggio. Terminata l'operazione, risaliamo in alto nella pagina e passiamo all'inserimento delle risposte. Nuova risposta, inserisco la prima. Ovviamente questa è una risposta vera e quindi come feedback della risposta darò esatto. Attribuiamo quindi il punteggio alla risposta, possiamo inserire il valore 1 e salviamo la prima risposta. Inseriamo la seconda risposta, che sarà ovviamente falsa. Inseriamo il feedback, diamo un punteggio pari a 0 e salviamo. Torniamo alla nostra scheda domanda scelta multipla, clicchiamo su anteprima per visualizzare l'anteprima della pagina appena creata. In alto troveremo come al solito il titolo, sottostante la consegna e più in basso nel campo del testo no, la nostra domanda con le due opzioni, era affamata, era annoiata. Scegliamo di rispondere in maniera non corretta per vedere come si comporta l'applicazione, clicchiamo su conferma e otterremo il feedback negativo. Era annoiata. Se ci posizioniamo e ci fermiamo un attimino sulla lampadina, possiamo visualizzare anche il feedback testuale. Il punteggio sarà pari a 0. Facciamo la controprova. Togliamo la spunta da era annoiata e sistemiamola su era affamata, confermiamo, troviamo in questo caso invece la risposta circondata dal colore verde, una spunta verde e la lampadina fermandoci sul quale abbiamo il feedback positivo e il punteggio, come possiamo notare in basso, è 1, è pari ad 1. A questo punto possiamo procedere anche con l'inserimento di altre domande.